Dal nuovo nido di Ponte alle Forche alla scuola elementare Rodari, dal polo scolastico 06 Caiani al teatro comunale Bucci, continuano le visite periodiche del primo cittadino di San Giovanni Valdarno assieme ai tecnici comunali nei cantieri aperti della città per verificare lo stato di avanzamento degli interventi. Siamo stati al Ponte alle Forche per il PNRR del nuovo nido d'infanzia Rodari e il cantiere è ripreso e quindi le lavorazioni sono nell'ambito del cronoprogramma che ci siamo dati. Poi dopo allo 06 Rosa Caiani, quartiere del Bani, sicuramente è il progetto che abbiamo più avanzato, la scuola sta praticamente prendendo forma complessiva, addirittura stavano montando tutte le strutture per il fotovoltaico sul tetto, poi un sopralluogo importante in via Bolzano dove un intervento sulla viabilità ha consentito una fluidità soprattutto del traffico in un'area densamente appunto trafficata per la presenza degli impianti sportivi, delle scuole e via dicendo. Adesso qui siamo al Teatro Bucci, il cuore di San Giovanni Valdarno, un altro bando PNRR, anche qui le lavorazioni seguono il cronoprogramma, è uno dei cantieri più attesi della città, è un teatro che è chiuso dal 2015, quindi da tanti anni. Noi stiamo lavorando insieme alla ditta, insieme alla direzione dei lavori, perché l'obiettivo che ci siamo prefissati, ossia di rispettare la fine dei lavori entro il programma del PNRR, perché poi è un obbligo di legge, quindi entro la fine del 2025 possa essere rispettato. E restituirà poi alla cittadinanza quello che era il vecchio teatro, in una veste nuova, in una sala che è moderna, ma è moderna non solo da un punto di vista estetico, ma anche delle finiture, dello studio dell'acustica. Si guarda in particolare appunto alle finiture, sono state studiate anche una progettazione acustica dedicata, non semplicemente un aspetto estetico. Il punto infine è anche sul progetto privato che riguarda il complesso di Borgo Arnolfo, collocato proprio alle porte del centro storico della città. I lavori sono ripartiti ormai, perché nella precedente consiliatura è stato intrapreso un percorso importante in cui anche l'amministrazione comunale ha avuto un ruolo sicuramente fondamentale, e vedete i primi effetti alle mie spalle. Si cominciano a vedere gli scheletri di quelle che saranno le abitazioni future di San Giovannese, e spero anche non solo di San Giovannese. Qui siamo all'ingresso del centro storico e riqualificare quest'area significa dare dignità e riconsegnare una parte importante di città e centro storico a San Giovannese.